MVP del big match, gli Spartani contro Paco, partita terminata con 8-6. Migliore in campo Marco Troise, detto nice. Bene, autore di quanti gol? 4 Azz, poker. E Claudio Manfra. Manfra, lo sapevo, vedi se sei preparato. Marco, partita tosta, abbastanza equilibrata, di soli 2 gol, di solito noi siamo abituati con la tua squadra, diciamo la prima squadra categoria superiore, vincete sempre di 10 gol sopra. Com'è stato l'incontro? È stata una bella partita, combattuta, siamo andati bene dall'inizio, però abbiamo pressato, abbiamo giocato molto bene. Il reparto difensivo come si è comportato, specialmente con la colonna di Bastone? I primi due, Bastone, il suo collega... La Vezzi. Non ci dobbiamo lamentare, abbiamo giocato bene in difesa, in attacco, al centro. Abbiamo ancora però... Vabbè, ma tu fammi capire, quest'anno vuoi vincere la totta tutti i premi, e siamo da qua a scassare un po' le palle. Vuoi vincere solo il torneo? Se vinciamo qualcosa di individuale. Sì, niente. Ok, complimenti, ma vuoi salutare qualcuno? Sì, saluto il mio migliore amico Vincenzo Viola. Ok, lo salutiamo. E la grande squadra. Riprendiamoli pure, eccoli qua. Bravissimi. Spartani. Ti lascio andare, ti stanno aspettando. Ok, andiamo da Claudio. Claudio, esordi oggi? Sì, prima partita. Prima partita con la nuova formazione di Paco. Come l'hai vista la squadra? La squadra che sta deve crescere, perché comunque manca il portiere. Infatti. Qualche torre tra cui deve migliorare. Però tutto sommato, per aver giocato per la prima volta insieme, diciamo che. Come ti sei trovato con Stefano Colasurto? No, deve crescere. Fisico ce l'ha, vai. Deve crescere fisico mentalmente. Ma deve crescere sì di testa. Di testa, quello è il problema. La cintura deve crescere sempre prima di testa. Senti, Claudio. Visto che sei anche un bel ragazzo, vuoi salutare a qualcuno che ci sta guardando? No, tutte le mie. No. Ecco come imbarazzo le domande, visto che. No, non saluto la squadra, sperando che possa fare bene questo torneo. Anche senza di me, non so se giocherò ancora, però... Vabbè, dai, ti auguro comunque, se continui il torneo, un in bocca al lupo. Grazie. E forza Paco, e complimenti anche agli avversari. Grazie, ciao ragazzi. Ciao.